Per colazione questa mattina ho preparato il porridge d'avena, era tantissimo che non lo facevo e mi era venuta davvero voglia di rifarlo e di rimangiarlo. L'ho preparato con cacao e latte di cocco. Le porzioni che vi darò nella ricetta sono per due persone, quindi se siete da soli mi raccomando dividete tutto. Io poi l'ho decorato con un po' di frutta fresca ed è semplicissimo da preparare. In un pentolino ho messo i fiocchi d'avena. Sto utilizzando questi senza glutine e ne ho messi circa un cup. Quando faccio il porridge mi regolo sempre a volume, quindi se non avete i cup potete prendere un bicchiere o una tazzina, prendete una porzione di fiocchi d'avena e poi andrò a mettere tre porzioni di latte o acqua. Come latte vado a mettere oggi questo latte di cocco, è quello che si trova in lattina. Lo sbatto così faccio mescolare la parte liquida a quella solida. Ovviamente potete mettere qualsiasi altro tipo di latte, va bene il latte di soia e come dicevo prima, volendo va bene anche l'acqua. Siccome il latte di cocco è molto grasso, è veramente molto nutriente, vado a mettere anziché tre porzioni solo di latte di cocco, ne vado a mettere due e una porzione la farò di acqua. Adesso aggiungo 2 cucchiai circa di cacao amaro e inizio a mescolare. Infine aggiungo 2 cucchiai circa di sciroppo di cocco, questo è come lo zucchero di cocco, però è sotto forma di sciroppo e questo in particolare l'ho preso da Fruttaweb. A questo punto possiamo mettere sul fuoco. Dopo qualche minuto vedrete che la consistenza inizierà a diventare cremosa e il porridge inizierà quindi a stringersi. A questo punto io conto sempre qualche minuto, 5 minuti se sono di fretta, 10 minuti se invece riesco ad avere un po' più di tempo, e ho visto che lasciando il porridge cuocere un po' di più, viene decisamente più buono, quindi se riuscite lasciatelo cuocere un po' di più mettendo, mi raccomando, il fuoco al minimo, altrimenti sotto si attacca. Ho messo in una ciotola il mio porridge, come vi dicevo, queste sono due porzioni, e adesso lo andrò a decorare e arricchire con un po' di frutta fresca. Ed ecco qua il mio porridge pronto. Per pranzo ho fatto un piatto molto fresco, molto estivo, primaverile. Inizialmente doveva essere un couscous, però poi è diventata un'insalatona di quinoa con tante verdure, sia cotte come asparagi e zucchine, sia crude come ad esempio i pomodorini. Iniziamo preparando il condimento, quindi ho pulito degli asparagi, ho tolto il gambo e adesso li vado a tagliare a pezzettini piccolini. Metto tutto quanto dentro una padella e inizio a tagliare a pezzettini anche le zucchine. E mettiamo anche loro in padella. Adesso vado a mettere solo un pochino di olio. Non metto il sale perché in questo modo le verdure rimarranno un po' più croccanti e faccio rosolare sul fuoco. Intanto che le verdure cuociono, vado avanti con il condimento del nostro couscous. Taglio i pomodorini. Ovviamente quando fate il couscous potete mettere quello che più vi piace e anche quello che magari avete in frigo. È uno di quei piatti che è anche comodo per utilizzare cose che avete in frigo come verdure, cose già cotte. In questo modo non vanno sprecate. E diciamo che il couscous è buono un po' con tutto. Io taglio anche una mozzarellina, queste me le hanno portate i miei vicini, sono di bufala, buonissime, non posso non utilizzarla anche se sto cercando di limitare il più possibile ultimamente i latticini, però ecco, oggi faccio uno strappo alla regola perché sono davvero la fine del mondo queste mozzarelle. Utilizzo anche queste olive. Vado a mettere dentro anche un po' di ceci già cotti, volendo questi li potete anche ripassare insieme alle verdure mentre cuociono. E io vado a metterci dentro anche qualche pomodorino secco, questi sono quelli che
fa mia suocera, ve li ho fatti vedere tante volte. Adesso vedete tutti questi puntini, che non è altro che l'olio che in frigo si rassoda in questo modo. L'olio d'oliva fa così, io ne prendo un po'. Ok, cambio dell'ultimo secondo, pensavo di avere abbastanza couscous in dispensa, invece l'ho praticamente finito, quindi anziché il couscous andrò a cuocere la quinoa. Io l'ho già sciacquata e messa in una pentola, adesso copro con l'acqua e aggiungo un po' di sale. Possiamo mettere sul fuoco. Intanto che la quinoa cuoce, ho tolto le verdure dal fuoco e le lascio raffreddare bene, quindi quando la quinoa sarà pronta potrò mettere tutto quanto insieme e le verdure non saranno troppo calde. Ho lasciato le verdure abbastanza croccanti, quindi non ho messo il coperchio e, come vi dicevo, all'interno non ho messo neanche il sale, che comunque fa uscire l'acqua e le rende più morbide. Invece così, secondo me, per le insalatone, paste fredde, risotti, couscous o insalatona di quinoa come farò io oggi, è la cosa migliore. La quinoa è cotta, io ho tolto l'acqua di cottura in eccesso e anche in questo caso è importante che non la facciate cuocere troppo, quindi lasciatela un po' croccantina, un po' tosta, in questo modo sarà sicuramente migliore il risultato. Quindi adesso riprendiamo la nostra ciotola, aggiungiamo le verdure e aggiungiamo la quinoa. Adesso posso andare a profumare. Sto tritando un po' di basilico, che per me è davvero indispensabile, però per quanto riguarda profumi, spezie, erbe aromatiche, mettete quello che vi piace di più. Vado a mettere due fili di erba cipollina. Se non amate poi profumi molto forti e molto speziati, va benissimo anche solo del sale. Noi ce lo andiamo ad aggiungere perché l'avevamo messo soltanto nella quinoa, che poi abbiamo anche risciacquato. Vado ad aggiungere anche quello che rimane di quest'hummus alle olive calamata. Questo è un marchio Florette francese che prestissimo vedrete anche in Italia. Ci hanno dato un po' di omaggi, un po' di hummus di vari gusti, c'era anche buonissimo, quello ai peperoni era davvero squisito. E appunto presto si troverà in Italia. Ancora qui c'è l'etichetta tutta quanta in francese, quindi lo sto provando, mi piace molto il sapore, è davvero delicato ma al tempo stesso molto aromatico. Finisco con un po' di peperoncino e una punta di aglio, ne metto davvero pochissimo e possiamo mescolare. Non vado ad aggiungere altro olio perché c'è comunque l'hummus che all'interno ha tanto olio, come fonte di grassi, diciamo così, ho la mozzarella e soprattutto ho già messo olio nelle verdure, nelle zucchine e negli asparagi, e ci sono anche i pomodorini secchi che sono ricchissimi di olio. Ok, guardate che meraviglia, questo è proprio un piatto di quelli estivi, belli, colorati, che fanno proprio venire voglia di mare, diciamo così. A me adesso non rimane che impiattare e completare con una fogliolina di basilico. Per merenda mi mangio questo bel mango, questo l'ho preso da Frutta Web, che ha davvero un impero di frutta esotica, tantissime cose, e devo assolutamente riprendere il frutto del drago perché era squisito, lo voglio assolutamente riprendere, mi era piaciuto tantissimo. Comunque adesso lo vado a tagliare e me lo mangio così al naturale. Come sapete io faccio pena a tagliare la frutta, ho un problema con la frutta, però oggi mi voglio impegnare. Allora, in teoria si dovrebbe fare così. Ecco, in pratica succede sempre che taglio tutto. Vabbè, apprezzate lo sforzo che ci sto mettendo. Ok, ho un'idea. Vi faccio vedere il mango già scacchettato nella ciotolina e questo pezzo verrà completamente tagliato. Ed ecco qua i cubetti di mango, come per magia. E questa sarà la mia merenda, molto semplice, però ultimamente ho sempre più voglia di fare delle merende di sola frutta. Voglio provare a fare le chips di kale,
Questo è il kale che abbiamo piantato in campagna, me l'ha portato Federica. Come vedete è un po' diverso in realtà da quello che si trova al supermercato, che sembra più un'insalata. Questo somiglia molto di più invece al cavolo nero. Comunque, vediamo come vengono. Allora, io seguirò orientativamente la ricetta che ho visto da Gnam Box. Penso che più o meno siano tutte uguali. Poi magari mi dite voi se le fate come le fate. Allora, dobbiamo togliere la parte più dura. Metto dentro una ciotola, ovviamente il cavolo prima l'avevo lavato, eh. Aggiungo un filo d'olio, questo sarà circa un cucchiaio, e aggiungo un pizzico di sale. E metto tutto quanto in una teglia. Allora, ho letto che è importante che le foglie non siano sovrapposte tra loro, infatti come vedete ne ho fatte poche, perché altrimenti non diventano croccanti. Bisognerebbe avere delle teglie giganti. Allora, adesso inforniamo a 150 gradi per circa 8-10 minuti. C'è scritto dappertutto che si bruciano in un attimo, quindi bisogna stare un attimo davanti al forno, prendere bene i tempi e stare un attimino attenti, perché altrimenti sarebbe un peccato poi se si bruciassero. Allora, queste sono le patatine, sono super super croccanti e adesso ho finalmente capito perché quando vi ho chiesto che cosa potevo farci con il kale, all'unisono mi avete detto facci le chips, perché sono squisite ragazzi, cioè veramente non pensavo venissero così gustose, perché già le ho assaggiate, vi devo dire la verità, e sono proprio gustose. Le ho messe in una ciotolina e adesso me le mangio per merenda. Vorrei farvi sentire quanto crocchiano. Sono davvero croccantissime, io ve le straconsiglio, se non l'avete mai provate, davvero fatele. È una di quelle ricette che mi incuriosiva, ma non mi convinceva mai un granché, avevo paura che fossero dopo molto amare. Invece no, ragazzi, sono davvero buonissime, buonissime, buonissime. E niente, questa è la mia merendina con le chips di kale. Infine, per cena ho mangiato questi meravigliosi peperoni ripieni. Questi li avevamo appena finiti di registrare, infatti vi metto la video ricetta giù nella descrizione e anche in alto nelle schede. Sono davvero ottimi, molto molto buoni, sono facilissimi da preparare, sono super estivi, dentro il ripieno è fatto con dei legumi molto facili da fare, ve li straconsiglio. Io l'ho semplicemente accompagnati con un'insalata di pomodori e questa è la mia cena. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete come sempre un bel mi piace, così ne arriveranno tanti altri e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!